3 punti in 5 partite e la situazione in casa Teramo già diventa calda. La sconfitta di domenica al Turina di Salò sulla carta ci poteva anche stare. Quello che probabilmente in questo momento non soddisfa la dirigenza e il pubblico di Fiede Biancorossa è l'andamento generale di una squadra che sembra arrancare di fronte a qualunque avversario. Non è bastato spostare qualche giocatore come Proietti o Di Renzo per avere risultati apprezzabili contro una corazzata del girone e che punta alla vittoria finale del campionato. Non è servito un super Lewandowski decisivo in più di una circostanza a salvare il diavolo da un 3-1 che, seppur contenuto nelle dimensioni, lascia la sensazione di una formazione un po' avvitata su se stessa e che non ha ancora trovato la quadratura del cerchio. La trasferta di Rimini di sabato potrebbe vedere di nuovo al centro della difesa Nabil Al-Kaidi. Il centrale ha uno stiramento che gli ha impedito di essere a disposizione a Salò, ma sta cercando di essere a disposizione per la gara del Romeo Neri, decisiva proprio perché è la partita di sabato, introdurrà il diavolo alla settimana con il turno infrasettimanale con il Fano di mercoledì al Bonolis e poi di nuovo in trasferta sul campo del Monza appena passato nelle mani di Fininvest. Chiudere questo cerchio di impegni con più punti possibile è l'imperativo, perché la classifica già asfittica non diventi un vero e proprio incubo, anche perché a quel punto la posizione di Giovanni Zichella, sempre difeso e confermato dalla società, potrebbe iniziare davvero a scricchiolare. Quello che infatti non piacciono alla dirigenza sono le modalità con cui spesso arrivano sconfitti o pareggi. Il Teramo ha fatto eccezione per l'esordio in campionato contro il Sud Tirol, in cui si è disimpegnato bene, e il pari a reti bianche contro una San Benedettese comunque molto in difficoltà non ha mai dato la sensazione di poter vincere la partita o comunque di poterla comandare, come era nelle intenzioni del tecnico, che ha sempre predicato la conduzione del gioco piuttosto che un atteggiamento passivo. La squadra, pur schierata con il tridente, ha segnato solamente 3 volte e 2 da palla inattiva, con Speranza Imola e Ranieri domenica, e solo una volta con un attaccante, quel bacio terracino che sembra allinearsi con lo spirito un po' dimesso di un Teramo da cui però ci si attende il riscatto nella gara psicologicamente più complicata che potesse capitare. Il Rimini è una diretta concorrente, gioca in casa e in fondo la neopromossa non ha particolari assilli visto che ha già 6 punti in classifica. Il diavolo invece deve rincorrere e, almeno a detta del suo allenatore, lo farà legittimamente con le sue armi, con le 3 punte e senza fare i passi indietro che suonerebbero come una resa per Zichella, che su questa squadra continua a scommettere per centrare la salvezza pur in una condizione non facile. La pazienza e la voglia di aspettare però non possono essere infinite. La prima vittoria serve come il pane e attenderla ancora troppo avrebbe il duplice effetto di scontentare ancora di più tutti e complicare le cose in classifica.